Piombino non può essere presa in considerazione solo quando c'è da chiedere un sacrificio. Piombino si deve prendere in considerazione sempre, quando c'è da chiedergli un aiuto e quando c'è però da aiutare questa comunità che è all'orlo di una crisi non solo economica ma anche sociale. Dalle parole ai fatti, il rigassificatore è ormai qualcosa di più di una semplice ipotesi. Oggi presso il municipio di Piombino si è svolto il primo incontro tecnico a cui, oltre alle istituzioni regionali e locali, ha preso parte la SNAM, società incaricata dal governo di realizzare in Italia due impianti per la trasformazione del gas liquido trasportato da navi gasiere. L'idea è senza dubbio buona e Piombino è disposta ad accoglierla, a patto però che sia mantenuta alta la guardia su impatto ambientale, salvaguardia dei settori portuali, commerciali e turistici, oltre naturalmente a positive ricadute occupazionali sull'intero territorio. Piombino può essere davvero il luogo giusto che dà in qualche modo l'ossigeno energetico a tutto il paese, però a questo punto lo abbiamo detto con chiarezza e accanto a questo livello tecnico, ora agiremo da un punto di vista politico, a Piombino devono essere date delle risposte. Piombino ha tutta una serie di necessità da un punto di vista economico, la siderurgia infrastrutturale, le strade che vanno sull'area del porto e naturalmente turistico per quello che è la sua valorizzazione,